Come molti altri programmi analoghi, Inkscape si presenta con una grande area dedicata al disegno, al centro dell'interfaccia, e una serie di comandi sotto forma di icone o di menu a tendina attorno ad essa. Nella parte bassa dell'interfaccia abbiamo invece una palette di colori da cui è possibile attingere. Ed è possibile anche sceglierne un'altra tra quelle predisposte dal programma o crearne di nuove. Nella parte inferiore dell'interfaccia invece abbiamo un'area, una barra, dove è possibile leggere ed eventualmente variare i valori delle le proprietà di un'entità, come il colore, piuttosto che l'opacità, piuttosto che il layer di appartenenza, e anche leggere la posizione del cursore e il fattore di zoom in uso. Al centro della barra di stato invece è possibile leggere dei consigli, dei suggerimenti che il programma pone in funzione del comando in corso. Molti dei comandi di Inkscape sono attivabili sia cliccando sulle icone o sui menu corrispondenti che utilizzando le scorciatoie da tastiera. Per esempio, ponendoci sopra lo strumento selettore, cioè il primo, vediamo che comparirà un messaggio che ci indica il nome dello strumento, cosa fa brevemente, e tra parentesi il tasto di scelta rapida che ci permette di attivarlo, in questo caso il tasto F1. Allo stesso modo vedremo che i menu presentano, buona parte di essi, presentano in corrispondenza appunto della voce, presentano l'indicazione di qual è il comando di scelta rapida, qual è la combinazione di tasti necessaria ad attivarli. Ad esempio, vediamo che per fare uno zoom è sufficiente cliccare sul tasto più o meno per avvicinarsi o allontanarsi rispetto al foglio da disegno. Muoversi nello spazio di lavoro è possibile anche attraverso l'uso del tasto centrale del mouse. Tasto centrale del mouse o rotella che può essere tenuta premuta, quindi si può premere il tasto centrale del mouse e quindi attivare quello che si chiama panning, ovvero uno scostamento laterale rispetto all'area di lavoro, oppure facendo scorrere la rotella in alto e in basso, fare appunto un panning verticale o orizzontale. In questo caso dovremmo utilizzare il tasto Shift in combinazione con l'uso della rotella. Se invece del tasto Shift teniamo premuto il tasto Control, potremo invece fare uno zoom utilizzando appunto la rotella e quindi il mouse. Bene, oltre alle icone e ai menu, un ruolo importante nell'interfaccia di Inkscape è svolto dalle finestre di dialogo, finestre di dialogo che sono diverse e possiamo vederne alcune. Per esempio, sotto il menu Object possiamo cliccare su Fill and Stroke, una finestra di dialogo che ci permette di modificare, di impostare quello che è il riempimento, il colore di riempimento e il colore e il tipo di contorno del nostro oggetto, degli oggetti che disegniamo. Queste finestre possono essere fluttuanti, possono essere poste liberamente nell'area a disposizione, oppure possono essere trascinate dalla parte superiore della finestra, dove è indicato il titolo del tipo di finestra, possono essere trascinate nella parte destra dell'interfaccia, dove un'area predisposta può accoglierli e permetterne la gestione. Permettere la gestione perché possiamo aggiungerne diverse e possiamo disporle in maniera diversa, ovvero sovrapposte o ad esempio affiancate, o ancora inserirle all'interno di una finestra già esistente e permetterne l'utilizzo alternativo.
utile quando si ha poco spazio a disposizione. La freccia in alto a destra di ogni singola finestra consente di ridurre massimamente la dimensione occupata da queste finestre e di poterle riaprire solo quando necessario. Il tasto X, come presumibile, come facile immaginare, ci permette di cancellare, di chiudere in maniera definitiva la finestra. Mentre col tasto F12 è possibile temporaneamente farle scomparire e poi farle ricomparire utilizzando lo stesso tasto. Bene, per concludere questa sintetica panoramica generale, è utile soffermarsi su un paio di luoghi, di finestre, che consentono di impostare, di regolare le impostazioni del file su cui stiamo lavorando, quindi diciamo dell'ambiente di lavoro relative al file aperto, o in generale di impostare il comportamento del programma di Inkscape. E quindi nel primo caso dovremo andare sotto il menu File, Document Properties, e qui per esempio potremmo cambiare il formato del foglio di carta, cambiarne l'orientamento, decidere l'unità di misura o creare un formato personalizzato. Da questa finestra è poi possibile definire anche altri aspetti, per esempio definire il colore delle guide, il disegno della griglia, eventuali comportamenti degli snap, fino a definire la licenza con cui rilasciamo il lavoro che stiamo creando. L'altro spazio fondamentale per gestire l'applicazione è invece sono invece le preferenze, presenti sotto il menu Edit, Preferences. Attraverso questa finestra è possibile definire il comportamento del programma in generale di molti dei comandi presenti, il comportamento di default che devono avere ad ogni avvio del programma. Qui sarà quindi possibile, ad esempio, modificare alcuni aspetti dell'interfaccia, qual è il linguaggio utilizzato, la lingua utilizzata o la dimensione delle icone. Sarà possibile creare dei comandi di scelta rapida, delle scorciatoie da tastiera personalizzati. Sarà possibile in generale modificare diversi aspetti che adesso è prematuro affrontare, ma che saranno utili nel momento in cui si affronteranno appunto le singole questioni. Parlando di personalizzazione, è utile infine ricordare che alcune personalizzazioni dell'interfaccia sono possibili anche attraverso alcuni comandi del menu Visualizza. Ad esempio, in questo caso, alcune icone sono nascoste dalla limitatezza del monitor, della dimensione del monitor, e quindi è possibile in questo caso cambiare il layout utilizzato dall'attuale wide al layout di default, che consente, ponendo la toolbar in orizzontale, di avere più spazio a disposizione. O ancora sarà possibile dal sottomenu Show Hide mostrare o nascondere alcune di queste toolbar, oppure ad esempio mostrare o nascondere le barre di scorrimento.